una breve storia del motivo per cui oggi ci troviamo tutti qui. Il gruppo di lavoro 47 dedicato alle attività strategiche in mare era stato approvato e definito nell'ambito dello scorso piano triennale, inserito nell'area tematica 8, l'area dedicata appunto alle attività integrate di tipo strategico. Il gruppo, coordinato da ISPRA, ha visto la partecipazione di componenti del gruppo di lavoro, vedete nella carta rappresentate in verde le regioni e le agenzie che hanno partecipato come componenti del gruppo di lavoro, a cui si sono affiancati i componenti della rete dei referenti rappresentati in arancione. Tutti coloro che hanno partecipato al gruppo di lavoro hanno contribuito ad arrivare oggi a queste giornate di condivisione e di confronto. E la condivisione e il confronto che sono stati gli argomenti cardine delle attività seguite dal gruppo. Il gruppo di lavoro, come dicevamo, è stato approvato nello scorso piano triennale, ha lavorato seguendo un piano operativo di dettaglio ed ha posto come primo obiettivo quello di provare ad approfondire per la prima volta in maniera sistematica quelle che sono le attività che le agenzie svolgono in mare, ciascuna, così come diceva il direttore, con le proprie peculiarità, le proprie caratteristiche e, perché no, anche eccellenze. Nel POD abbiamo inserito quindi l'idea di poter condividere i criteri tecnico-scientifici, le modalità con le quali le agenzie attuano le diverse prestazioni in mare, prestazioni relative alle attività di monitoraggio, alle attività di controllo, ma anche a tutta un'altra serie di attività che comunque riguardano e interessano il mare. La finalità è comunque quella di arrivare a un filo conduttore, a mettere a sistema tutte queste informazioni, e chiaramente senza prescindere dall'obiettivo finale, quindi quello indicato anche dai LEPTA, dai livelli di prestazione. I lavori sono andati avanti per circa un anno e mezzo in maniera concreta e sono stati sviluppati basandoci sull'idea di giungere a due prodotti. Il primo prodotto, quello che ci ha impegnato, che ha impegnato tutti quanti in maniera notevole, è stata la realizzazione di una ricognizione nell'ambito di tutte le agenzie di appunto quelle che sono le attività, le prestazioni che svolgono le agenzie e le modalità con le quali le attuano. Per giungere a questo prodotto abbiamo costruito una scheda questionario composta da una serie di domande che è stata inoltrata alle agenzie che con molta disponibilità e impegno hanno risposto alle domande che avevamo immaginato di sottoporre loro. Domande non relative ai dati, perché non è quello che ci interessa, ma relative a come le agenzie si organizzano per attuare le attività di monitoraggio ai sensi della direttiva acque, la money strategy, nonché le attività di controllo, quelle che già da diversi anni portano avanti, quindi relative alle acque di balneazione, alle fioriture di alghe tossiche, più tutta un'altra serie di attività, tra cui ci preme mettere in evidenza anche quelle legate alle emergenze in mare e alla sicurezza in mare. Il secondo prodotto a completamento di questa ricognizione è stato costruito un po' più in seno ad ISPRA, quindi abbiamo pensato di fare una breve ricognizione anche nell'ambito degli altri gruppi di lavoro approvati nello scorso piano triennale,
per capire quali connessioni potessero esserci tra il gruppo che si è occupato delle attività di tipo strategiche e gli altri gruppi di lavoro più specifici e come questi eventualmente avessero affrontato il tema mare. E abbiamo raccolto su 15 gruppi di lavoro, diciamo, intervistati, circa metà contributi nei quali veniva proprio specificato che negli argomenti trattati dai piani operativi di dettaglio c'erano anche riferimenti al tema mare. E le attività sono andate avanti con un continuo scambio tra il coordinamento svolto da ISPRA e le agenzie. Gli scambi attraverso incontri, riunioni fatte molto spesso anche via Skype, diciamo in collegamento via rete. E il primo prodotto che noi abbiamo inteso costruire è stato diciamo restituito dalle agenzie, quindi la scheda compilata è stata restituita nel corso del 2016 e da questa ricognizione fatta abbiamo provveduto a fare una sintesi, avevamo costruito un grande contenitore cercando di mettere insieme tutte le informazioni e non è stato facile perché chiaramente ciascuno attua in mare le prestazioni con delle sfumature diverse, ci sono agenzie che operano esclusivamente utilizzando le proprie risorse, chi invece si appoggia all'esterno, a ditte private, a enti pubblici, in collaborazione o addirittura in alcuni rari casi esternalizzando le attività. E la conclusione di questa ricognizione ha portato alla redazione di un resoconto tecnico generale che è stato presentato la scorsa estate al Consiglio. La scheda è stata sottoposta alle agenzie, come vi dicevo, è stata costruita immaginando di porre dei quesiti e cercando di ottenere dalle agenzie delle risposte sintetiche e che fossero esaustive per riuscire ad aiutarci a comprendere come venissero svolte le attività. La scheda è stata costruita suddividendola in tre macro temi. Il macro tema attività di monitoraggio e controllo, quindi ai sensi della direttiva acque, della money strategy, le attività di controllo di cui facevo accenno prima, quindi balneazione, fioritura di alghe tossiche, i controlli dedicati alle acque in cui vi sono gli allevamenti dell'acquacoltura, e più tutte le altre attività inerenti anche ai siti di bonifica, ai dragaggi in mare, alla presenza all'effettuazione o meno di monitoraggi per le piattaforme, gli scarichi, anche via VAS. E quindi un questionario che ha cercato di essere il più ampio possibile, ma ottenere delle risposte sintetiche. Chiaramente, come dicevo, mettere insieme tutte le informazioni non è stato semplice, soprattutto non è stato semplice definire delle categorie. Nelle prossime slide vi riportiamo in maniera rapida la sintesi dei risultati che abbiamo ottenuto leggendo le schede e cercando di estrapolare da ciascuna di essa le informazioni che ritenevamo utili ai fini del nostro obiettivo. In particolare abbiamo cercato di focalizzarci su quelli che sono gli aspetti che possono diventare criticità per le agenzie, quindi come le agenzie svolgono i campionamenti, quindi se li svolgono in maniera autonoma o se hanno bisogno di supporti esterni, l'attività, la parte analitica, quindi se le analisi chimico-fisiche vengono svolte in laboratorio, ma anche le indagini di tipo tassonomico, per cui ci siamo resi conto, leggendo le schede, che in più di un caso le agenzie
richiedono il supporto esterno, che può essere il supporto delle università, dove ci sono figure altamente specializzate in merito a questo tipo di tematica. A titolo di esempio vi facciamo vedere come di 13 agenzie che hanno contribuito alla ricognizione, soltanto due delle agenzie che erano state interpellate non hanno fornito contributi, sono l'ARPA Abruzzo e l'ARPA Basilicata. E allora, di 13 agenzie, ad esempio, sia per quanto riguarda il campionamento che per quanto riguarda l'attività analitica di laboratorio, 8, quindi oltre il 60%, hanno risposto dicendo che questo tipo di attività è gestita internamente all'agenzia stessa. Alcune si avvalgono di un supporto esterno soltanto per specifiche necessità. Facevo riferimento al riconoscimento tassonomico delle specie, e solo una, l'ARPA Calabria, ha dichiarato invece di esternalizzare buona parte delle attività ad una ditta privata. La parte diciamo relativa all'attività vera e propria che si viene svolta in mare, quindi l'attività subacquea e l'impiego di imbarcazioni, sicuramente mostra qualche criticità in più rispetto alla parte di campionamento, per cui le agenzie richiedono maggiormente un contributo esterno che avviene in alcuni casi in collaborazione, in altri casi, come si diceva, totalmente esternalizzato. Soprattutto per quanto riguarda le imbarcazioni, abbiamo potuto notare che soltanto 3 agenzie utilizzano esclusivamente i propri mezzi nautici, altre agenzie per specifiche attività, ad esempio transetti più esterni, si avvalgono del supporto di ditte private, altre ancora invece, come diceva anche il direttore, si avvalgono del supporto dei mezzi messi a disposizione dalla Capitaneria di Porto, dalla Guardia di Finanza, e quindi è un supporto e un rapporto con ulteriori enti pubblici. Questa indagine che vi abbiamo mostrato è stata approfondita in modo particolare per i monitoraggi relativi alla direttiva acque. Nella slide successiva abbiamo cercato di riassumere la tematica invece relativa alla money strategy. Chiaramente la money strategy prevede diversi moduli, diverse tipologie di attività più o meno specifiche. Dallo schema che potete vedere, e vi preciso che questi dati sono aggiornati all'estate del 2017, quindi nel corso del tempo probabilmente ci sono state anche delle modifiche, delle integrazioni. Ecco, guardando la tabella possiamo notare come le agenzie comunque diciamo cerchino di svolgere in autonomia le attività previste dai diversi moduli della money strategy, avvalendosi di un supporto esterno soltanto, come si diceva prima, per attività molto specifiche. E anche in questo caso, così come il monitoraggio relativo alla direttiva acque, il supporto per quello che riguarda l'utilizzo dei mezzi nautici avviene con sfumature e modalità diverse, agenzie che impiegano esclusivamente i propri mezzi, 2 su 13, alcune in maniera quasi esclusiva, altre con il supporto, come si diceva, di Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Corpo di Vigilanza Ambientale. Per quello che riguarda i controlli, allora, dal grafico che potete vedere relativo al campionamento e all'analisi, è molto evidente come le agenzie, sia l'attività
in mare di campionamento che l'attività analitica e laboratorio la svolgano in pressoché totale autonomia. Soltanto 2 agenzie su 13 si esternalizzano le attività, quindi le attività di controllo rimangono generalmente in seno all'agenzia. Nelle slide successive abbiamo riportato una sintesi delle indagini fatte, delle informazioni acquisite mediante la redazione della scheda questionario. Non andiamo ad approfondire per ogni tema la ricognizione fatta, ma quello che possiamo desumere in generale è questo, che con i mezzi che le agenzie hanno a propria disposizione attuano buona parte delle attività al loro interno, si avvalgono di un supporto che è rivolto nella richiesta di mezzi nautici ad enti pubblici e in alcuni casi e in casi un po' più rari del supporto di società o ditte private. Un altro accenno che verrà poi approfondito con le presentazioni che seguiranno nelle 2 giornate su altre 3 tematiche. Allora, per quello che riguarda ad esempio la caratterizzazione e il monitoraggio degli interventi di dragaggio dei sedimenti portuali, con l'entrata in vigore nell'autunno del 2016 del decreto ministeriale 173, quindi con l'introduzione di una norma che fornisce gli indirizzi per la gestione dei sedimenti dragati, le agenzie si sono trovate a sedere a un tavolo comune e per ragionare insieme su come attualizzare la norma e ragionare su quelle che effettivamente si sono presentate essere anche delle difficoltà. Attualmente i partecipanti, i rappresentanti delle agenzie periodicamente si incontrano, vi è un'attività di formazione del personale e vi è una condivisione di specifiche problematiche, faccio l'esempio quelle legate alle attività dei laboratori per l'esecuzione del terzo saggio previsto dalla norma. 2 argomenti cardine ancora su cui troverete degli approfondimenti in seguito sono quelli relativi all'emergenza in mare. Possiamo ricordare l'evento della Concordia che ha visto la collaborazione di più soggetti, di ISPRA, ARPA Toscana, l'ARPA Liguria e recente emergenza verificatasi in Liguria nuovamente a seguito di uno sversamento della IPO, ma ha visto la collaborazione di ARPA Liguria con ISPRA. Quindi il sistema che si trova per affrontare determinate condizioni particolari. E infine la sicurezza in mare. Come sappiamo, ISPRA ha predisposto dei documenti relativi alle buone prassi recepiti dalle agenzie che li hanno fatti loro e che hanno redatto chi più chi meno, soprattutto chi ha in seno dei propri mezzi nautici, quindi dei documenti per la gestione dei mezzi nautici, ma non solo. Le agenzie che dispongono di un gruppo sub al proprio interno hanno la necessità di garantire la sicurezza nell'esecuzione di tutte le operazioni e anche in questo caso esiste un gruppo interagenziale che si occupa proprio di queste tematiche e che quindi condivide dei criteri comuni. In sintesi, gli aspetti su cui abbiamo cercato di soffermarci e di ragionare su quanto le agenzie ad oggi siano autonome o comunque siano in grado di fare sistema,
sono soprattutto quelli legati alle attività di campionamento, le attività in immersione, la parte analitica di laboratorio e le imbarcazioni. Per tendere a cosa? A un modello comune, a un miglioramento in futuro delle prestazioni e a una condivisione sempre più maggiore di quelle che possono essere peculiarità di un'agenzia rispetto a un'altra, che possono diventare anche spunto di riflessione e di condivisione. E quindi, riassumendo, abbiamo parlato di condivisione, di confronto, ma il confronto non vuole essere far emergere chi è più bravo rispetto a chi è meno bravo, ma un confronto delle modalità con le quali il sistema attua le prestazioni in mare, che sono svariate e sono molteplici. L'obiettivo futuro? Convergere, immaginando ai LEPTA, e arrivare a continuare a sedersi a dei tavoli e condividere, discutere insieme di quelle che possono essere le problematiche oppure delle eccellenze che vanno valorizzate, alle quali potersi ispirare. E con queste riflessioni vi auguriamo buon lavoro e sicuramente con le presentazioni che seguiranno avrete modo di approfondire tutti gli argomenti per i quali noi abbiamo lanciato soltanto degli spunti di discussione. Grazie e buone giornate. Bene. Sembra che l'introduzione abbia cercato di fare un po' il riassunto, il quadro di tutta l'attività svolta, cercando di tracciare l'elemento comune e di base che ha regolato tutto il lavoro, è stato quello di condividere, appunto, di parlarsi, di non soffermarsi su questo o su quell'altro aspetto in termini di contrapposizione, ma di superare. Quindi tutto il lavoro che è stato riportato ora da Elena qua è frutto di uno scambio continuo con le agenzie, la scheda stessa è stata condivisa, è stato tutto quanto condiviso. Ora il quadro che emerge, come diceva giustamente lei, non fa una classifica, non deve fare assolutamente una classifica, deve far capire che il sistema sta facendo il massimo per corrispondere ai compiti e agli obblighi che gli sono attribuiti, sia dalla legge sia da altre situazioni. Ora è capire come mettere a sistema questo e rilanciare sulla base anche di quello che ci diceva il direttore prima. Io passerei al secondo intervento, quindi a cura di Ispra, Magaletti Tunesi. Parlano entrambi. Monitoraggio e valutazione della qualità degli ambienti marini e marino-costieri e della biodiversità marina nel contesto nazionale e internazionale, sinergie e prospettive in ambito SNPA.